Bullseye. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video in compagnia di Emerald. Ciao a tutti raga. Insieme ad Ashetix. Bella. A Draus. Ciao Draus. E un altro di cui non mi ricordo il nome. Pradar. Sì, allora ragazzi, oggi siamo su un giochino molto particolare. È un giochino free to play, ma ovviamente esiste anche la versione premium, ed è Ogat. Allora praticamente Ogat che cos'è? È un gioco free to play appunto, dove praticamente guardie e ladri in real life. Adesso noi siamo guardie e io non sto capendo un cazzo perché non so chi cazzo dobbiamo sparare. È tipo la seconda volta che ci giochiamo e siamo tre a coprire solo un posto. Draus, allora facciamo che io mi metto qui. Io vado alla porta. User Journal Channel, stiamo registrando, quindi abbiamo perso. Perso. Ottimo. Bellissimo. Bello proprio. Abbiamo perso e non so che cosa sia successo. Infatti sì, perché ci avete seguito a noi? Ma che cazzo è successo? Vabbè, è finito il primo round e vabbè, è stata una cosa molto veloce. Allora ragazzi, probabilmente se questo giochino vi piace si può giocare tipo una volta a settimana tutti quanti assieme, tanto vabbè, quando abbiamo tempo libero, quando abbiamo tempo libero. Dio solo Dio, senza bestemmiare, perché altrimenti devo censurare il video e a me non mi va. Allora ragazzi, questo è il video dopo due settimane di inattività sul canale. Sono rimasto inattivo perché Gesù è una brava persona e quindi sono rimasto inattivo. E intanto io ho una pistolina del cazzo che mi sa che tipo non fa danno. No, oddio, ho ucciso Nereus, non so come, ma l'ho ucciso. Prendete la torta! Devo prendere la torta. Vaffanculo. Fa tipo 30 kg ogni partita. Dicevo, sono rimasto inattivo per due settimane, però adesso sono tornato e riprenderemo la nostra attività sul canale di almeno un paio di video a settimana. E praticamente non questa settimana, ma della settimana prossima dovrebbe ritornare anche la Pixelmon, perché sì, esatto, mi è arrivata la scheda video e sì, Gesù è bravo. Quindi finalmente ragazzi, tutti quanti l'ho accoltellato Nereus, sono un po' sì, l'ho accoltellato. No, attento. Oh, io Iron lo odio. E poi è entrato qualcuno in stanza da noi che non so chi sia, però ciao anche a te. Ok, dovremmo rubare la torta in teoria. Ah, ma noi non abbiamo ancora rubato la torta. Dove sei? Ti vengo a coprire. Allora ragazzi, praticamente in Inogat Off Guard and Thief. Aiuto! Che sarebbe praticamente, dicevo, guardia e ladri, bisogna rubare un oggetto se si è ladri. Gente che entra ed esce come se fosse la stanza delle puttane. Esatto. Bisogna rubare un determinato oggetto. Perché accende la luce? Quel tipo. Cazzo, io uccido gente e poi mi ammazzano. Bisogna rubare un determinato oggetto e scappare. Se sei guardia invece si deve fare l'esatto opposto. Si deve impedire ai ladri di praticamente rubare questo oggetto. Basta. La differenza è che i ladri possono entrare nelle finestre e vedono al buio, mentre le guardie non vedono un cazzo di nulla. No. E però possono possono. Aspetta, possono fare una sega. Sì, magari una sega. Allora ne ho ucciso uno. Prendere la torta, dai. Aspetta, se. Oh, l'ha presa Citix. Ma che cazzo? Ma questi c'hanno l'aimbot, no, dai. Che palle. Ah, ma perché loro sono di più. Ah, e allora no, Come mi sparo attraverso. Mi sparo attraverso due pareti. Io chiamo Cristiano Malgioglio in squadra, posso? Ciao, sono Cristiano Malgioglio. E mi riuscirà a coprire, la prendo io. Sì. Io vorrei arrivarci alla torta, solo che. Infatti. Io ci sono. Madonna. Arrivo. Ma Master fa le doppie kill come se fosse merda. Serve Draus per spegnere la luce. Allora ragazzi, praticamente Ogat lo troverete tra qualche tempo anche su Steam, che sarà la versione premium,
E intanto penso che voi avete rubato la torta, ma non so dove siete. Dove siete? Dove siete? Dove ma siete? Ci sono Eros, raga, raga. No. Prendo la torta, presa. Ah, vi vedo. Passa da quella cosa laterale, vattene via. Vai, corri, scappa, corri, c'è il Nemesis. Via. Sì, ma... Ma non perdi qua, non perdi qua. Entra. Esci dalla porta, esci. Ti ho fatto da scudo. Ma ce n'è uno qui sotto. Ti vedo io. Ma corri. C'hai Master alle spalle. No. No, abbiamo 50 secondi. Dai. E stiamo reccando, non disturbate. Stiamo reccando, non disturbate. Esatto. Vabbè, tanto questo è diventato il video. Il video puttana. Fabio, saluta YouTube, dai. Ciao Fabio. Fabio. Fabio, esatto. Ho 14 anni, di Minecraft. Ciao a tutti. E magari ti chiami Riccardo il Grande. Per Sniper Black Dark 99. XD 99. Ciao, oh, ma dove cazzo sta la torta? Per di più. Ah, è di là. Oh, mancano 10 secondi. Abbiamo un po' perso. Io prendo me lancio al suicidio. Fa niente. Muori. Vabbè. Ma perché abbiamo perso? Bella. Questo era come non si gioca. Allora ragazzi, questo video vi fa capire come non si gioca a Hogarth. Esatto. Allora ragazzi, questo video finisce qui. Mi raccomando, scaricate Hogarth perché pesa pochissimo ed è un gioco davvero divertente se lo giocate tutti insieme. Salutate YouTube. Ciao mamma. Questo video è come non si gioca a Hogarth, scaricatelo perché è davvero un bellissimo gioco se ci giocate insieme parecchi. Esatto. Probabilmente ogni tanto, almeno 2-3 volte a settimana, ci troverete tutti quanti qui a giocare, soprattutto quelli che avete sentito adesso, perché siamo tutti su un grandissimo TS che ti lascio l'IP in descrizione, veniteci. Non è quello dell'ultima volta, né un altro, perché adesso siamo con Marcus Cron, Surya Power, Fabiez, Emerald, Gesù, la Madonna, Padre Pio e tanti altri. Quindi questo video finisce qui. Ciao a tutti. Ciao a tutti.